bel grazie a questi bravissimi ragazzi che ci hanno incantato questa sera. Quindi penso che voi meritiate grazie veramente. Beh, questo intanto è un luogo meraviglioso che merita già un applauso di suo, visto proprio il luogo in cui siamo. Nel jazz, no? Quello che è l'elemento creativo è l'improvvisazione, no? E quindi una volta che loro hanno imparato a maneggiare, cioè molti di loro non arrivano neanche dal jazz. Musica avete allontanato anche le nuvole, quindi un applauso ancora ai Deep Light, era un attimo, però grazie, è meraviglioso e ne siamo veramente onorati ed orgogliosi. Fate un sacco di attività e magari avere, no, delle amministrazioni così effervescenti sul territorio, mi sento di dirlo. Bello, grazie, grazie all'amministrazione di Rivale. Noi siamo, come liceo musicale, sempre molto onorati di ricevere questi inviti, soprattutto da Rivarra. Però è doveroso dire che Emanuele Sartoris è uno dei nomi del jazz, vabbè, sicuramente piemontese, ma nazionale, ospite fisso della trasmissione Nessun Dorman di Rai 5, e quindi insomma siamo ancora più onorati di averlo tra noi e colleghi. Io ricordo ancora gli appuntamenti, perché tutto il mese di luglio noi abbiamo fatto degli appuntamenti per poter utilizzare questo parco, per poter uscire in sicurezza con questa maledetta pandemia, però almeno qui fuori si sta all'aria aperta, si può respirare e godersi degli spettacoli sempre diversi. Abbiamo fatto di tutto questo mese, abbiamo ancora la prossima settimana. Giovedì, che è più la parte un po' più culturale, abbiamo un incontro ricordando il cambio vittoria, c'è uno scrittore che ha scritto sul libro sul cambio vittoria, e quindi lo ricordiamo con un testo, un autore che ne parlerà giovedì sera insieme a un altro autore che ha studiato il discorso della bici Freius, le prime bici, quindi gli anni d'oro della bicicletta, giovedì sera. Venerdì sera, per chi vuole, c'è una bella passeggiata, dura circa 2 ore.